Il concetto di vita dopo la morte è sempre stato presente nel giudaismo? Oppure c'è stato uno sviluppo del pensiero giudaico? E soprattutto, se c'è stato uno sviluppo del pensiero, com'è avvenuto? Scopriamolo insieme. Quando parliamo del giudaismo, ci stiamo riferendo a quella fede che iniziò a emergere nell'antico Vicino Oriente più di 3.000 anni fa. Ancora oggi, quasi 14 milioni di persone abbracciano questa fede. È doveroso evidenziare che il giudaismo del primo secolo d.C. fu la culla del cristianesimo. Fu influente anche per la formazione dell'Islam, dato che diversi personaggi e storie della Bibbia ebraica sono pienamente accolte dalla fede islamica. Dunque, una conoscenza approfondita della fede giudaica non è solamente importante per apprezzare la ricchezza dei contenuti e dei concetti di questa fede, ma anche per comprendere il cristianesimo e l'Islam. Volendo iniziare a preparare un po' le informazioni essenziali per la domanda centrale di questo video, possiamo dire che la fede giudaica si basa non solo sugli scritti contenuti nella Bibbia ebraica, ma anche su altri scritti e tradizioni orali. Inoltre è di fondamentale importanza sapere che esistono varie fasi dello sviluppo dei concetti e dei temi nel giudaismo. Per semplicità, possiamo ricordare queste tre fasi. Giudaismo del primo tempio, che va dal X secolo a.C. al VI secolo a.C. Giudaismo del secondo tempio, che va dal VI secolo a.C. al I secolo d.C. e giudaismo rabbinico, dal I secolo d.C. al XIII secolo d.C. Per l'obiettivo e l'estensione di questo video, ci limiteremo a esaminare la prima fase del giudaismo focalizzandoci sul concetto della vita dopo la morte. Nei prossimi video introdurremo la seconda fase del giudaismo sempre con un focus sul concetto di vita dopo la morte. Passiamo al giudaismo del primo tempio. Questa fase del giudaismo viene chiamata così perché si prende come riferimento la costruzione del primo tempio a Gerusalemme da parte del re Salomone, presumibilmente nel 922 a.C. Durante questa fase troviamo pochissimo interesse da parte dei giudei verso il tema della vita dopo la morte. Il loro focus, infatti, era su questa vita terrena, vissuta in una fedele obbedienza a Yahweh, cioè a Dio. Alcuni autori della Bibbia ebraica dubitano o addirittura negano che ci sia una vita dopo la morte. L'autore del libro Coelet, chiamato anche Ecclesiaste, afferma: «Infatti la sorte degli uomini e quella delle bestie è la stessa. Come muoiono queste, così muoiono quelli. C'è un solo soffio vitale per tutti. L'uomo non ha alcun vantaggio sulle bestie, perché tutto è vanità. Tutti sono diretti verso il medesimo luogo. Tutto è venuto dalla polvere e nella polvere tutto ritorna. Chissà se il soffio vitale dell'uomo sale in alto, mentre quello della bestia scende in basso, nella terra». L'autore osserva che, senza alcuna distinzione, uomini e animali muoiono entrambi, citando fra l'altro anche una porzione di testo da Genesi. Alla luce dell'eguaglianza della morte di uomini e animali, l'autore si chiede se l'anima degli uomini si dirige in un posto diverso rispetto a quella degli animali. Non sapendo rispondere a questa domanda, l'autore afferma: «Mi sono accorto che nulla c'è di meglio per l'uomo che godere delle sue opere, perché questa è la parte che gli spetta. E chi potrà condurlo a vedere
ciò che accadrà dopo di lui. In altre parole, il ragionamento dell'autore è questo: godiamoci questa vita perché non sappiamo cosa avviene dopo. Un altro libro, generalmente collocato nel giudaismo del primo tempio, è quello di Giobbe. Proprio Giobbe, il protagonista del libro, afferma: l'uomo invece, se muore, giace inerte. Quando il mortale spira, dov'è? Potranno sparire le acque del mare e i fiumi prosciugarsi e disseccarsi, ma l'uomo che giace più non s'alzerà. Finché durano i cieli non si sveglierà, né più si desterà dal suo sonno. Se l'uomo che muore potesse rivivere, aspetterei tutti i giorni della mia milizia finché arrivi per me l'ora del cambio. È importante sottolineare che tali affermazioni di Giobbe non vengono mai confutate da Yahweh nel libro. Anzi, alla fine del libro, Yahweh si rivolge a Elifaz e afferma: «La mia ira si è accesa contro di te e contro i tuoi due amici, perché non avete detto di me cose rette, come il mio servo Giobbe. Prendete dunque 7 vitelli e 7 montoni e andate dal mio servo Giobbe e offriteli in olocausto per voi. Il mio servo Giobbe pregherà per voi affinché io, per riguardo a lui, non punisca la vostra stoltezza, perché non avete detto di me cose rette come il mio servo Giobbe». Dunque, Giobbe è piuttosto esplicito nell'affermare che non c'è una vita dopo la morte, e tale affermazione non viene mai confutata da Yahweh nelle sue risposte a Giobbe. Semmai, come abbiamo appena letto, Yahweh conferma che tutto ciò che ha detto Giobbe è valido. Probabilmente qualcuno si starà chiedendo: aspetta, ma i giudei non credevano nello Sheol, cioè nel luogo dove i morti andavano a riposare? Prima di affrontare questa domanda, se non volete perdervi altri video come questi, mettete un like e iscrivetevi al canale, mi raccomando, attivando la campanella delle notifiche. Inoltre, se volete saperne di più sul progetto e sui miei studi, potete visitare la scheda informazioni del canale. Vediamo in breve il concetto di Sheol. Nella Bibbia ebraica, questo termine si riferisce a un luogo dove vanno i defunti e viene generalmente tradotto come il soggiorno dei morti. A una lettura un po' più attenta dei testi, ci si renderà conto subito che lo Sheol era letteralmente il luogo dove finivano i morti con i loro corpi. Ad esempio, in Numeri leggiamo: appena egli ebbe finito di pronunciare tutte queste parole, il suolo si spaccò sotto i piedi di quelli, la terra spalancò la sua bocca e li ingoiò, essi e le loro famiglie, con tutta la gente che apparteneva a Core e tutta la loro roba. Scesero vivi nel soggiorno dei morti, la terra si richiuse su di loro ed essi scomparvero dal mezzo dell'assemblea. In Proverbi leggiamo: inghiottiamoli vivi come il soggiorno dei morti e tutti interi come quelli che scendono nella tomba. E in Ezechiele ancora leggiamo: non giacciono con i prodi che sono caduti fra gli incirconcisi, che sono scesi nel soggiorno dei morti con le loro armi da guerra, sotto il capo dei quali sono state poste le loro spade, ma le loro iniquità stanno sulle loro ossa, perché erano il terrore dei prodi sulla terra dei viventi. Spesso gli autori biblici utilizzano parallelismi per identificare lo Sheol con una fossa o la morte stessa. Inoltre, dato che lo Sheol era il luogo dove finivano letteralmente fisicamente i morti, va evidenziato che giusti e ingiusti finivano nello Sheol. Nel libro dei Salmi leggiamo infatti: gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti, sì, tutte le nazioni che dimenticano Dio. E ancora: o Signore Dio mio, io ho gridato a te e tu m'hai guarito. O Signore,
tu hai fatto risalir l'anima mia dal soggiorno dei morti. Tu mi hai ridato la vita perché io non scendessi nella tomba. Notiamo però un netto contrasto con l'immagine che ci viene presentata da Gesù nella parabola del ricco e Lazzaro. Probabilmente alcuni se la ricorderanno. Qui Gesù ci dice che Lazzaro, il giusto, alla sua morte si ritrovò nel seno di Abramo, mentre il ricco, cioè l'ingiusto, si ritrovò negli inferi. Nella parabola viene detto che fra questi due luoghi c'è un grande divario che impedisce il passaggio da un luogo all'altro. Poco fa poi abbiamo letto che nell'ultima citazione del Salmo, il salmista dice: «Tu hai fatto risalir l'anima mia dal soggiorno dei morti». Ok, questo non prova forse che i giudei del primo tempio già credevano nell'aldilà? No, se facciamo attenzione alle parole del Salmo e al loro contesto. Se osserviamo bene il testo, l'autore del Salmo sta utilizzando un parallelismo fra guarigione e soccorso dallo Sheol, ovvero tra la guarigione e il soccorso dalla morte stessa. In effetti l'autore esplicita che Yahweh lo aveva rivitalizzato affinché lui non scendesse nella tomba, ovvero lo aveva guarito affinché non arrivasse al punto di morte. Inoltre, se continuiamo la lettura del Salmo, ci renderemo conto del linguaggio utilizzato che non c'è alcuna attività nello Sheol. L'autore infatti afferma che «Ho gridato a te, o Signore, ho supplicato il Signore dicendo che profitto avrai dal mio sangue se io scendo nella tomba? Potrebbe la polvere celebrarti, predicare la tua verità?» Il linguaggio utilizzato poco sopra dall'autore viene definito come soccorso dalla morte ed è un tema in realtà molto comune non solo nei Salmi, ma anche in diverse preghiere che troviamo nell'antico vicino Oriente. Ad esempio, abbiamo una preghiera a Marduk, una divinità babilonese, e questa preghiera recita: «Marduk ha alzato la mia testa per ridarmi la vita, assegnata alla morte. Colui che mi ha fatto cadere mi ha rialzato, dalle fauci della morte mi ha strappato, dagli inferi mi ha fatto salire». Vi lascio con alcune domande di riflessione. Se gli autori dei libri biblici sono stati ispirati e portano tutti un unico messaggio, perché allora alcuni di loro ignorano o addirittura negano la vita dopo la morte? Se lo Sheol è un luogo dove si credeva finissero fisicamente i defunti, dove viene il concetto della separazione dell'anima dal corpo al momento della morte? Se giusti e ingiusti finivano nello Sheol al momento della loro morte, da dove viene l'idea della separazione di giusti e ingiusti nell'aldilà che leggiamo ad esempio dal Vangelo di Luca? Fatemi sapere le vostre riflessioni nei commenti e mentre riflettete su queste domande ricordate, siate coraggiosi, continuate ad essere curiosi.